Prego. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio. Sono molto lieto di dare il benvenuto a Palazzo Chigi e a Roma al presidente Enrique Peña Nieto, che è, come sapete, in visita in Italia dall'Expo di venerdì e ha avuto modo di fare numerosi incontri istituzionali, naturalmente a partire dall'incontro con il presidente della Repubblica che ha visto oggi a pranzo. E sono molto lieto perché Enrique è il signor Presidente, il caro amico Enrique è sicuramente un leader riformatore, capace di avere una visione importante per il proprio Paese, sta realizzando risultati significativi grazie al processo di riforme, perché nel mondo della globalizzazione si va avanti soltanto se si ha il coraggio di fare riforme coraggiose. Si può proseguire soltanto se si ha la capacità di investire nel futuro, non vivere di ricordi, e il Messico questo sta facendo. E credo quindi che da questo punto di vista la visita del presidente Peña Nieto, la visita di Enrique, sia molto importante per il nostro incontro al padiglione Italia, per il nostro incontro al padiglione del Messico, che è molto bello, all'Expo lo avete visto, chi non lo ha visto vada a visitarlo. Un suggerimento che voglio fare agli italiani che visiteranno l'Expo, molto molto bello. Abbiamo fatto un business council, un incontro di aziende di altissimo livello, di grande qualità. Per dire, le principali aziende italiane erano presenti, sono presenti in questo rapporto con il Messico, un'economia nella quale il mondo delle imprese italiane ha voglia di investire e noi allo stesso tempo diciamo che siamo pronti a ospitare ogni tipo di investimento che viene dall'economia messicana. Abbiamo poi firmato una serie di accordi in questi giorni, in realtà come giustamente ci veniva ricordato dal Ministro degli Esteri del Messico e dai nostri uffici, in questi mesi abbiamo firmato molti accordi, se pensiamo dalla visita del presidente Letta lo scorso anno agli incontri di quest'anno. Abbiamo firmato qualche istante fa con il ministro Franceschini e con la segretaria al turismo messicana un importante accordo sulla cooperazione turistica. Sono in corso di firma accordi direi molto significativi sul campo energetico, sia per il governo, c'è qui il viceministro Calenda, la ministra Guidi, sia per ciò che riguarda la collaborazione di Enel, che già si concretizza in un progetto sulla geotermia, ma che in questo caso lavora sulle reti intelligenti, sulle reti smart, e come sapete Enel è leader mondiale nei contatori intelligenti e nella distribuzione tecnologicamente all'avanguardia, per cui ogni tipo di intervento in questo senso credo che sia interessante e importante. Abbiamo firmato a Milano accordi sulla sicurezza sociale, abbiamo firmato recentemente accordi sullo spazio, accordi di natura giudiziaria. Sono alla firma del Presidente della Repubblica importanti leggi che il Presidente stesso ha illustrato oggi al Presidente Peña Nieto, e ci sono trattati appunto sull'estradizione, sulla mutua assistenza giudiziaria. Il Procuratore Nazionale Antimafia Roberti ha visitato il Messico, dunque c'è una collaborazione veramente profonda e una condivisione che è ancora agli inizi di ciò che potrà fare nel corso dei prossimi anni. Quindi questo è una amicizia culturale tra Messico e Italia, ma è anche una partnership economica, commerciale, e credo che sia uno dei settori, uno dei paesi con cui più di ogni altro lavoreremo nei prossimi anni. Quindi c'è molto molto da fare. L'incontro con Enrique naturalmente è servito anche per uno scambio di opinioni
sulla situazione internazionale, a partire dalle vicende europee che vedono oggi una buona collaborazione tra l'Europa e il Messico. Anche in questa visita abbiamo lavorato in questa direzione, e naturalmente uno scambio di opinioni su ciò che sta avvenendo in particolar modo nell'America centrale e nell'America del Nord, scenario che vede logicamente il Messico protagonista. Dunque potrei fare un lungo elenco di tutte le cose su cui ci siamo scambiati opinione, ma mi limito a chiudere dando la parola al Presidente Peña Nieto. Credo che sia importante sottolineare un valore. I nostri paesi in questo momento hanno caratteristiche simili. Ricordavamo le bandiere, che hanno elementi di similitudine, ma non è soltanto un problema cromatico, non è soltanto un problema di colori. È che queste nostre comunità stanno affrontando la sfida della globalizzazione aprendosi e non chiudendosi, e stanno cercando di investire con grande determinazione sulle riforme. Enrique ha fatto un lavoro straordinario, io gli ho dato atto. L'Italia sta compiendo numerosi passi in avanti e faremo ancora di più nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma quello che è importante è che ci sia una condivisione di valori. Siamo due paesi ricchi di cultura e di passato, ma abbiamo voglia di futuro. A noi la bellezza del passato non basta. E quindi di conseguenza, caro Enrique, grazie per aver impreziosito l'Expo con la tua presenza, per aver compiuto questa visita di Stato nel nostro Paese. Grazie per la collaborazione che avremo nelle prossime settimane in vista dell'appuntamento del G20 tra qualche mese in Turchia, appuntamento molto importante sui temi della crescita economica, e vedremo se la collaborazione italo-messicana, che ha avuto in questi giorni la piena valorizzazione nel campo del mondo dell'agroalimentare, trattandosi di Expo, e tutti voi sapete che la cucina messicana e la cucina italiana sono cucine note in tutto il mondo, potrà portare non soltanto a condividere da bravi amici e commensali il gusto per l'agroalimentare, ma porterà, io ne sono certo, a investire sempre di più, con maggiore determinazione, sui valori che ci fanno grandi, perché due paesi come Messico e Italia hanno molto da fare insieme, e io sono convinto che con la leadership del Presidente Peña Nieto lo faranno e lo faremo con il sorriso sulle labbra. Grazie e benvenuto, a te la parola. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero saludar con afecto al presidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Renzi, a quien le agradezco la hospitalidad que ha dispensado a la delegación oficial y a un servidor en esta primera visita oficial que realizo a Italia. Quiero, antes de compartir los acuerdos que hemos tomado, los comentarios que hemos hecho y, sobre todo, el interés mostrado por el presidente del Consejo de Ministros de realmente trabajar en favor de una mayor relación y mayor acercamiento entre Italia y México, quiero referirme a lo que él ha venido haciendo aquí en Italia. Le hemos compartido lo que hemos hecho en México, pero aquí también reconocemos el trabajo, sobre todo valiente, audaz y transformador que está llevando a cabo en Italia. Al reconocer que para poder realmente lograr mejores resultados en los desafíos globales, en los desafíos que el orden mundial nos presenta, la sociedad, que también con mayores exigencias y mayores demandas y necesidades, plantea hoy a los gobiernos, se hace necesario transformarse, hacer reformas estructurales para realmente poder acelerar el ritmo de desarrollo y de crecimiento económico. E Italia tiene en Matteo Renzi alguien que ha tomado la decisión con valentía y audacia de llevar a cabo esas reformas transformadoras. Por ello,
dejamos aquí testimonio de reconocimiento a esta gran labor y a este trabajo que es complejo, pero que al final de cuentas siempre será satisfactorio ver el desarrollo y el bienestar que nuestro actuar pueda generar a nuestras sociedades. Quiero destacar a lo que él ya ha comentado de los acuerdos que hemos alcanzado. Sin duda, también reconocer el apoyo que su gobierno y que Italia ha dado a este paso tan importante que México ha tomado con la Unión Europea para modernizar y actualizar el marco o acuerdo global que tenemos celebrado con la Unión Europea, que nos va a permitir intensificar los flujos de comercio entre Italia y México y entre México e Italia y con todos los países de la Unión Europea. Muchas gracias por el respaldo y el apoyo a esta iniciativa. Quiero también agradecer la firme decisión del gobierno de Matteo Renzi para apoyar y respaldar lo que en México estamos haciendo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Italia es un referente mundial de éxito en apoyo a sus pequeñas y medianas empresas. Por eso hemos llevado a cabo ya un primer foro ítalo-latinoamericano con la iniciativa precisamente de Italia y de México para apoyar a este sector de la economía. Próximamente, en este segundo semestre del año, estaremos llevando a cabo el segundo foro ítalo-latinoamericano para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y con la participación de Italia. Debo reconocer los varios acuerdos que se han hecho en materia de cooperación para el impulso a energías renovables. En el marco de la reforma energética que hemos hecho en México, hoy se abren espacios de oportunidad para la cooperación y para la inversión en energías limpias y renovables. Y aquí también Italia es un caso de éxito mundial. Por eso reconocemos esta disposición para apoyar y respaldar este esfuerzo. Hemos comprometido también a impulsar el turismo a partir de una mayor conectividad aérea, la cual ya empieza a ocurrir en un vuelo directo que hay de Milán a la ciudad de Mérida y eventualmente para el próximo año se espera nuevamente reanuden sus vuelos de Alitalia con México. Vale la pena también reconocer los acuerdos de cooperación en materia aeroespacial, dejando aquí asentado que la industria aeroespacial en México es una de las que está teniendo un constante crecimiento anual y que la experiencia que tiene Italia en este campo sin duda resulta importante realmente para seguir revitalizando y construyendo esta industria tan importante para nuestro país. Quiero finalmente decirle a Matteo Renzi que estamos muy agradecidos por la espléndida disposición de su gobierno para reafirmar los lazos de hermandad y de fraternidad entre Italia y México, pero que esta relación debe traducirse también en los acuerdos que nos permitan elevar los niveles de inversión recíproca en ambas naciones de nuestros emprendedores, que vayan a generar empleos en nuestros países, a partir de mayores flujos de comercio, como lo estamos impulsando, y que al final de cuentas todo esto se va a traducir en empleo para nuestros países, oportunidades mayores para nuestros países, y al final de cuentas lo más importante, generando bienestar para nuestras sociedades. Ese es el alcance que buscamos en todos los acuerdos que hemos celebrado entre el gobierno de Matteo Renzi y el gobierno de México. Y por ello, aquí dejamos constancia de gratitud, de reconocimiento y deseando que en un futuro próximo el señor presidente del Consejo de Ministros visite nuestro país. Felicidades por los logros alcanzados, éxito en todo lo que está llevando a cabo por Italia y muchas gracias por reafirmar y refrendar la amistad entre italianos y mexicanos. Felicidades.
Grazie, grazie Enrico. Infatti mi stava guardando Sensi per capire una domanda a testa, da chi partiamo? Prego. Ah, eccolo qui, già pronto, bene. Buongiorno Presidente, signor Bonini, Rai News 24. Uno dei punti di contatto, purtroppo, magari di questi due paesi è la questione immigrazione. Ieri lei ha parlato di fronte a ciò che sta accadendo in Italia, i blocchi degli immigrati al confine con la Francia, l'Europa che di fatto blocca Schengen, aveva parlato di un piano B di fronte ad una mancata solidarietà. Oggi il ministro dell'interno francese Cazeneuve ha detto che i migranti devono rimanere fuori dai confini francesi, è una questione che deve essere affrontata dall'Italia. Cosa risponde di fronte a queste dichiarazioni e se ci può dare qualche dettaglio in più riguardo a questo piano di cui ha parlato ieri? Grazie. Molto rapidamente, la questione immigrazione è una questione che attraversa tutto il mondo. Riguarda il Mediterraneo, riguarda il Messico a tutti i livelli, riguarda il sud-est asiatico, ne parliamo durante i nostri vertici internazionali, riguarda l'Africa, riguarda larghe zone del mondo. L'Europa è a un bivio. Se vuole essere una comunità di persone come noi l'abbiamo sognata, immaginata e costruita, deve farsi carico di risolvere tutti insieme il problema drammatico di chi viene dall'Eritrea fuggendo da una dittatura, entra in una Libia che è oggi per molti aspetti terra di nessuno e affidandosi a degli scafisti e schiavisti cerca di avere rifugio in Europa. Se l'Europa vuole essere l'Europa, ha dovere di affrontare questo problema tutti insieme. E per noi questo è il piano A. È la soluzione preferita, è la soluzione migliore. È del tutto evidente che l'atteggiamento l'atteggiamento muscolare che alcuni ministri di alcuni paesi amici stanno avendo va nella direzione esattamente opposta. Noi pensiamo che l'Italia debba farsi carico di tante questioni e se ne sta facendo carico. Abbiamo salvato centinaia e centinaia di vite nel Mediterraneo, continueremo a farlo perché la civiltà e i valori per noi sono un elemento irrinunciabile, ma contemporaneamente mi sembra ovvio, naturale, doveroso che si trovino delle soluzioni all'altezza della storia dell'Europa. Se così non sarà, noi semplicemente faremo da soli. Siamo in condizioni di affrontare questo problema, questo è il nostro piano B come paese, come Italia, perché siamo un grande paese con una forza e una solidità che nessuno mette in discussione, ma questa non sarebbe una sconfitta per l'Italia, sarebbe una sconfitta per l'Europa. Che senso ha un'Europa che ci dice tutto dei vincoli economici e di bilancio e lascia morire le persone o pensa di poter chiudere le frontiere? Dunque siamo a un bivio. Io sono convinto che il Presidente Juncker abbia nel suo DNA e nei suoi valori la volontà di affrontare l'idea di una comunità solida perché solidale e quindi sia in condizioni di fare delle proposte che siano all'altezza della civiltà europea. Se così non sarà, ne prenderemo atto muovendosi in autonomia come Italia, ma sarebbe una sconfitta per tutta l'Europa. Chiudo su questo punto, scusandomi con Enrique, ma questo è un tema particolarmente sentito in Italia in queste ore, in questi giorni. I fenomeni migratori sono fenomeni su cui è molto difficile parlare il linguaggio della serietà. È facile affidarli a un tweet, a un post su Facebook, alla rabbia del momento. È facile farci campagna elettorale sopra, ma stiamo parlando di questioni che hanno radici profonde. Si tratta di questioni che, per quello che riguarda le regole europee, sono disciplinate da un accordo Dublino II che è stato voluto da governi precedenti i cui componenti oggi dicono il contrario di quello che dicevano allora.
Si tratta di problemi che nascono per il 91% da una situazione in Libia dove l'intervento della comunità internazionale ha eliminato e rimosso un feroce dittatore, ma non ha garantito la stabilità e il governo. Si tratta di problemi che devono essere affrontati ai tavoli internazionali. L'Italia, purtroppo, Enrique, ha perso molte posizioni nel ranking della cooperazione internazionale. Noi vogliamo risalire queste posizioni, ma ovviamente dobbiamo anche dire allo stesso modo che là dove c'è cooperazione internazionale e accordo da siglare, per esempio con i paesi africani, ci deve essere anche un accordo sulle procedure di riammissione, cioè di ritorno in patria di quei migranti che non hanno lo status di profugo o di rifugiato di guerra o di richiedente asilo. Dunque è una vicenda complessa, si gestisce con la solidità di un paese, l'Italia, che oggi non può consentire alla Francia, come a nessun altro, di avere le navi sul Mediterraneo e di lasciarle in Italia. O è un problema europeo e lo risolviamo tutti insieme, o se deve essere un problema italiano perché l'Europa chiude gli occhi, l'Italia è in condizioni di affrontare questa tematica. Però lo dice con l'amarezza di chi pensa che l'Europa sia una grande casa di valori e quindi pensa che sia arrivato il momento di dire con forza, di fronte a questo problema, nessun egoismo nazionale può chiudere gli occhi e quindi c'è bisogno dell'interesse e del lavoro di tutti. Se non lo faranno, noi siamo pronti a fare la nostra parte. Non abbiamo paura. In quel caso, ad essere sconfitta non sarebbe l'Italia, sarebbe l'idea stessa di Europa. E per questo, fino all'ultimo giorno, lavoreremo insieme ai nostri partner europei. Detto questo, mi scuso con Enrique se, non so se anche da voi così, ma in Italia, quando ci sono i vertici bilaterali, le domande non riguardano mai il vertice bilaterale, riguardano questioni nazionali a piacere. Ti chiedo scusa per aver utilizzato la tua presenza e però a questo punto mi auguro che il giornalista messicano faccia una domanda su una questione interna del Messico. Quindi... Buongiorno. Ministro Renzi, buenas tardes, señor presidente Peña Nieto, para el presidente de México. El día de ayer se da a conocer las intenciones de la primera, de la exprimera dama, esposa del presidente Felipe Calderón, de contender a la presidencia de la República por su partido, por el PAN. Yo le preguntaría, a partir de esta situación seguramente se irán dando otros destapes, como le llamamos en México. ¿Esto no pondrá en riesgo la gobernanza en el país de aquí a 3 años, cuando falta para terminar esta administración en México? La carrera presidencial parecía que pues arrancó desde el pasado 8 de junio, cuando concluye la jornada electoral en México. Disculpando, por supuesto, el tema perfecto nacional. Veo que en México es como en Italia. Gracias. Los periodistas mexicanos son como los periodistas italianos. Mateo, es un tema de orden local al que simplemente diré que al gobierno le ocupa realmente mantenerse apegado a los lineamientos, al respeto a la ley en primer lugar, actuar con absoluto respeto al marco legal y a seguir impulsando la tarea y alcanzar las metas que nos hemos propuesto en nuestro plan de gobierno. Estamos en la etapa de consolidación de lo que hemos impulsado desde el inicio de esta administración y apegados a esos lineamientos, a esos objetivos, habremos de mantenernos. Respecto a la efervescencia política que empieza a suscitarse después de la elección intermedia ocurrida en México, primero corresponderá a la autoridad electoral arbitrar y regular la participación de cualquiera que apegada a derecho deba darse esa participación de cara a la competencia que tendrá lugar hasta el año 2018. Será, insisto, la autoridad electoral a quien corresponda velar por el debido cumplimiento de cualquier actor político que eventualmente decida participar en este proceso. Y será el gobierno absolutamente respetuoso en su actuación del orden legal y de mantenernos en absoluta imparcialidad y sobre todo en absoluto respeto a la ley, actuando en apego a los principios legales y en apego a los objetivos que esta administración se ha trazado para lograr desarrollo, crecimiento y bienestar
para los mexicanos. Esa es la ruta en la que estamos trabajando y lo seguiremos haciendo. Es parte de la vitalidad de nuestra democracia. Grazie mille, grazie al presidente Enrique Peña Nieto e ovviamente siamo certi che domani i giornali, già stasera le testate, tutti voi darete molto spazio alle relazioni bilaterali con il Messico perché abbiamo un sacco di notizie meravigliose che spero che vogliate valorizzare e vi preghiamo cortesemente di farlo nei limiti naturalmente delle valutazioni interne che sono molto importanti. Grazie mille. Adiós, muchas gracias.